quindi sapevamo che dovevamo soffrire un pochino e l'abbiamo fatto bene, secondo me, soffrendo il giusto nel primo tempo. Poi, secondo tempo, le occasioni che ci sono capitate, siamo stati bravi a sfruttarle e penso che il risultato poi sia quello giusto alla fine. Mister, con Babacar e Babacar mi dicevo... Ogni settimana ha avuto un problema, ma un altro problema. Oggi, nell'allargarlo, Garito non rischiare. E quindi è uscito. Mister, con Babacar e Granoce che segnano questi ritmi, ogni sogno, prospettiva diventa possibile. Ma possibile, noi abbiamo iniziato il girone di ritorno molto bene, abbiamo fatto bene il girone di ritorno fin qua, abbiamo raggiunto la salvezza e adesso ci restano queste 5 finali da fare, 6 con quella di oggi, che per noi è una partita molto importante, e ce le giochiamo tutte, andiamo avanti partita in partita, adesso ci toccherà il Novara sabato prossimo e cercheremo di vincere, andremo avanti il più possibile, poi alla fine se saremo nei playoff, bene, altrimenti... Poi ha avuto il momento giusto per colpire la partita, ma poi anche per, diciamo, riconquistare e mettere al sicuro la partita. E quando ripartiamo abbiamo dei giocatori molto importanti davanti che ci permettono di sfruttare le occasioni che ci procuriamo. Negli spazi siamo, penso, anche devastanti certe volte, quindi siamo stati bravi a capitalizzare il gioco che abbiamo creato nel secondo tempo. Obiettivamente è stata forse una delle vittorie più sofferte, nel senso che il Siena vi ha messo spesso in difficoltà, soprattutto nel primo tempo hanno avuto diverse occasioni per fare gol. Sì, sì, in effetti, ma lo sapevamo, perché quando giochi contro una squadra come il Siena, non dimentichiamoci che il Siena con i 7-8 punti che gli hanno tolto sarebbe la seconda forza del campionato. Secondo me non ha nulla da invidiare al Palermo come squadra, come giocatori, quindi era anche logico soffrire, secondo me siamo stati molto bravi nella sofferenza, tutti si sono dati una mano e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, insomma. Professore, l'Italia che siamo un po' il compendio delle due occasioni. No, certo, anche se giustamente come dice lei, la squadra, perché poi anche in fase di non possesso sia Granoce che Babacar aiutano i compagni, quindi poi dopo sono ripagati anche nel riproporsi. Poi loro hanno grandi qualità, quindi le hanno fatte vedere oggi. Insomma. Il momento di maggiore sofferenza qual è stato secondo lei nell'arco della partita? Secondo me è stato l'inizio, i primi 20 minuti, 25 minuti che forse non eravamo ancora, non siamo entrati bene in campo, abbiamo faticato a prendere un po' le misure, un po' non ci siamo parlati fra i due esterni sia da una parte che dall'altra nello scalare le marcature e questo diventa problematico contro gente che sa giocare a calcio, perché questi non dimentichiamoci l'anno scorso erano giocatori che giocavano in Serie A. Fortunatamente quel gol è stato annullato da Siena, poteva essere un po' la svolta in negativo per voi visto il trend, come ha detto anche lei in questo momento. Sì, sì, poteva anche succedere l'imponderabile, è chiaro, conoscendo il Modena degli ultimi tempi. Poi noi abbiamo avuto delle esperienze in quest'ottica nei minuti finali che abbiamo regalato dei punti. E anche sul 3-1 la sensazione che la partita non fosse ancora finita, ecco, dire. Sì, da fuori era così. Conoscendo i nostri giocatori avevamo sempre il timore di ricadere in quegli errori, fortunatamente invece oggi non li abbiamo fatti e siamo stati molto attenti, quindi abbiamo ottenuto un risultato positivo. Il Modena ha vinto a Lanciano, a Siena, due dirette concorrenti, ma non ha fatto punti importanti contro Ternana e Carpi che vi erano dietro. Questo cosa significa? Che c'è bisogno di avere delle partite come questa, degli scontri diretti per poter riuscire a fare delle imprese, perché comunque Lanciano e Siena sono due imprese che insomma segnano questa stagione. No, beh, certo, sono state delle ottime imprese, però secondo me dobbiamo analizzare un po' il campionato del Modena. Una prima parte, diciamo, così e così, e una seconda parte che, pur avendo pareggiato diverse partite all'ultimo minuto, magari partite anche già quasi vinte, ci sta. Secondo me non c'è stato quei 30-40 giorni prima di Natale dove lì eravamo un attimino un po', secondo me, un po' stanchi. Modena oggi è il miglior attacco della Serie B, ha passato anche il Palermo, questo può essere un aspetto importante in vista di queste 5 finali, c'è una squadra che fa gol, lo fa quasi sempre, ne prende forse qualcuno di troppo, oggi meno del solito, però
l'attacco più forte della B è quello del Modena. Sì, in effetti per vincere le partite devi far gol, quindi sì, questo è già un buon segno. Ultimamente, ripeto, avevamo calato un attimino secondo me l'attenzione, avevamo preso dei gol un po' strani, un po' non da noi, insomma, ecco, per quello che abbiamo fatto nel girone di ritorno. E quindi oggi siamo un attimino riproposti, dicendo di stare un po' più attenti all'attenzione, direi che adesso e sul gol era un po' distante, vorrei rivederlo, ecco, però grosse disattenzioni oggi non ne abbiamo fatte, ecco. Poi ci sta la bravura degli avversari, è chiaro che certo, si possono mettere in difficoltà, ma questo è innegabile. Con Novellina vi siete parlati un attimo alla fine, avete avuto modo di complimenti. Sì, ci siamo parlati, la prima cosa che mi ha chiesto come mai abbiamo preso quel gol. Beh, lui l'ha visto dalla tribuna, forse può dare risposta. E io gli ho risposto, adesso poi quando lo rivedo glielo spiego. Insomma, lei è un pareggio a Terni, una vittoria qua, insomma, è imbattuto, lei. Sì, ma questo lascia il tempo questo che trova. Insomma. Però sono cose che fanno piacere, il vostro mondo. Sì, ma fa piacere, è importante secondo me lavorare bene durante la settimana, poi il risultato della domenica è una conseguenza di come si lavora, insomma. Da per tutto finire, il gruppo poi sicuramente. L'ultima cosa, il cambio di rizzo sembrava fosse un po' ingiusto, almeno nei confronti di come stava giocando in quel momento, poi cambiato rizzo, avete fatto due gol, quindi... È stato solo un cambio tattico e soprattutto anche perché Luca sta tirando molto in questo periodo e quindi era un po' stanco, solo in quell'ottica l'abbiamo fatto per mettere una forza fresca solo, ecco. Mentre Molina è entrato e ha spaccato la partita insieme a Granocci. Beh, quando noi abbiamo Molina e Rizzo che stanno bene è tanta roba, insomma. Altre domande?